Angela da Foligno, che è una donna che viene dal Medioevo, seppur così lontana nel tempo, però ci sembrava che parlasse molto all'esigenza dell'uomo contemporaneo di trovare un senso alla parola sacro, appunto. E diciamo, rischia di essere sommersa dalle religioni, dal potere, da tante cose che in un qualche modo non c'entrano invece nulla con quello che riguarda l'esistenza umana più profonda. La cosa che ho trovato molto affascinante di questa donna, perché è proprio il fatto che lei è una donna in realtà, che affronta un'esperienza mistica, è vero, ma anche in questo tipo di esperienza è il suo essere umano quasi a prevalere. Perché volevo essere libera. L'amore di qualcuno è una prigione. Non si può dare qualcosa che non si ha a qualcuno che non la vuole. Non volevo essere amata. Non sono nata per essere amata e per amare. Non c'è una rassegnazione, per esempio, no? O una rassegnazione nei confronti di un ente superiore, di un ente supremo. E c'è una volontà di indagine, comunque anche una certa resistenza. E credo che questo sia un aspetto che, per quanto mi riguarda, perlomeno la rende assolutamente affascinante perché realmente molto umana. Eri bellissima. Sei sola, vero? Sono qui sotto. Lasciami entrare. No, non ci puoi entrare qua. Vattene via. Hai ancora quel vestito indosso? Vorrei guardare mentre lo togli. È stato bellissimo indagare, diciamo, queste tre personalità, questi tre lati di Angela da Foligno. Quindi ognuna di noi rappresenta una parte di questa figura, appunto, estremamente affascinante. E in qualche modo, quindi, sul palco ci siamo anche noi, tantissimo. Come una voce, due voci nella testa che le parlano, che io vedo come altre due lei. Anche fisicamente, nella parte, diciamo, nella seconda parte, che è quella in cui lei affronta più concretamente l'esperienza mistica. Perché non ti sei salvato, tu che potevi? Perché Angela è una figura molto umana, è stata una mistica che ha fatto un percorso particolare, per cui anche per noi tre attrici credo sia stato difficile anche mettersi in relazione a una figura che ha fatto un percorso assolutamente intimo con se stessa e con Dio. Considero la regia come una sorta di tavolozza dove porre colori e materia. E le loro presenze in qualche modo mi hanno aiutato a dipingere questa tavolozza che poi si è così materializzata in uno spettacolo che è quasi, amo definire cinematografico, per come tutta l'impostazione, come guardare a teatro un teatro film. Questo è la cosa che mi piace di più.